Nell'episodio di oggi di Minutaggio vedremo come scalare, spostare, fare uno zoom dinamico delle tue riprese in maniera semplicissima con DaVinci Resolve. Se stai seguendo questi tutorial di minutaggio, molto probabilmente quando devi spostare, scalare, devi fare qualsiasi operazione con le tue clip, vai nell'Inspector e cambi i parametri. Vediamo. Quello che farai sicuramente è andare nella tua timeline, selezionare la clip, abilitare l'Inspector qui in alto e magari aggiungere un po' di zoom in questo modo, oppure spostare la ripresa in questo modo. In DaVinci Resolve in realtà c'è questo pulsantino che potrebbe semplificarci la vita. Se clicchiamo ad esempio su questa freccia, possiamo vedere una serie di opzioni che possiamo abilitare. Ad esempio, partiamo con il Transform. Come puoi vedere, questo bottone viene colorato di bianco. In questo modo è colorato di grigio, in questo modo è colorato di bianco. Per attivare questo overlay, deve essere colorato di bianco. Ora fai anche attenzione allo zoom position a questi valori in alto. Se comincio ad esempio a spostare questo, come puoi vedere, lo zoom X viene modificato. Se comincio a spostare questo, come puoi vedere, zoom Y viene modificato. Se invece voglio fare uno zoom uniforme dell'immagine, quello che posso fare è cliccare su uno di questi bordi. E come puoi vedere, entrambi vengono modificati. Voglio fare una rotazione? Cliccando su questo posso effettuare una rotazione e Rotation Angle viene modificato. Stessa cosa vale per l'anchor point. Se non sai che cos'è l'anchor point oppure pivot, ho fatto un video di minutaggio che ti spiega che cos'è, te lo lascio in descrizione. Se clicco una volta su questo e lo trascino, sposto l'anchor point. E adesso magari lo sposto qui. E questo vuol dire che l'immagine verrà spostata, scalata e ruotata, considerando questo punto un punto fisso. Quindi se la ruoto intorno a quel punto. Come faccio invece a traslarla? Basta fare doppio clic su questo punto e in questo modo l'immagine la sposto. Questo per quanto riguarda la traslazione, che praticamente sono quasi tutti i parametri che ti trovi qui in Transform. Ci sono altre cose che possiamo modificare, ad esempio il crop, che non è nient'altro che questo cropping, quindi mi permette di appunto croppare l'immagine e la posso croppare left, la posso croppare right, top e bottom. Il prossimo è il Dynamic Zoom, che è molto interessante. Il Dynamic Zoom ci abilita due quadrati, uno rosso e uno verde. Il quadrato verde è l'inizio della clip, il quadrato rosso è la fine della clip. Quindi verrà fatta una transizione di zoom che si sposta dal quadrato verde al quadrato rosso. In questo caso è un'operazione di zoom out perché il quadrato verde è più piccolo del quadrato rosso. Vediamo l'effetto. Per vedere l'effetto devo abilitare il Dynamic Zoom qui. Quindi andiamo all'inizio, clicchiamo play e come puoi vedere l'immagine viene piano 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 zoomata. Alla fine abbiamo questa immagine qua. Possiamo anche invertire il quadrato rosso e il quadrato verde. Ad esempio, se rendiamo il quadrato verde grandissimo e il quadrato rosso più piccolo, verrà fatta l'operazione inversa di zoom. Quindi partiamo da uno zoom ampio e restringiamo con uno zoom in sul nostro soggetto. La prossima è OpenFX e ti permette appunto di modificare nella schermata i tuoi OpenFX, se ce li hai. Fusion Overlay è anche molto interessante e riguarda gli overlay di Fusion. Quindi se andiamo ad esempio in Effects, possiamo mettere Fusion Effects, qualsiasi di questi, ad esempio i binocoli, che mi crea questo effetto e mi permette di modificare live le caratteristiche di questo effetto. Quindi posso modificare ad esempio la posizione di questi cerchi, posso modificare anche la dimensione dei cerchi e così via. Tutte queste impostazioni me le trovo in Inspector Effects. Occhio che è possibile che per l'effetto non puoi controllare tutti i parametri che ti trovi nell'Inspector, solitamente puoi controllare quelli più comuni. Penultima opzione è Annotation, che ti permette di scribacchiare nel video. Ad esempio, vuoi che questo venga eliminato oppure vuoi evidenziare qualcosa nel video?
Lo puoi fare cambiando anche il colore, puoi creare quadrati, puoi creare linee. Questo è un ottimo tool che ti permette di comunicare con i tuoi collaboratori. DaVinci Resolve è un software collaborativo, cioè molte persone possono lavorare nello stesso progetto e questo è un ottimo tool che ti permette di dire al tuo collaboratore: ehi, fa attenzione a questa cosa, oppure elimina questa parte e così via. Quello che viene fatto internamente è creare un marcatore, che è questo, dove puoi aggiungere anche una descrizione. Ad esempio, qui possiamo aggiungere note e qui ci possiamo mettere, ad esempio, eliminare persone. Done. Una volta che ci posizioniamo sopra questo marcatore, possiamo vedere le nostre note e possiamo vedere anche tutti questi elementi che possiamo anche spostare, modificare e così via. L'ultimissima opzione, se non mi sbaglio, è solo disponibile per DaVinci Resolve Studio e ti permette di fare un reframe automatico del tuo video. Ad esempio, immaginiamo di avere un video in 16 noni e vuoi realizzare la versione di Instagram, quindi in verticale, ovviamente devi spostare frame per frame tutte le tue clip. Questa potrebbe essere un'operazione tediosa. Smart Reframe, attraverso gli algoritmi di intelligenza artificiale, riesce a capire qual è il soggetto della tua ripresa e sposta la clip in base alla tua ripresa. Magari vedremo questo elemento in un episodio futuro di Minutaggio. E questo è tutto per quanto riguarda questi effetti che sono molto interessanti quando devi spostare, quando devi fare degli zoom dinamici, quando vuoi collaborare con altre persone. Se hai dubbi, domande oppure proposte riguardo ad episodi che vorresti vedere di Minutaggio, lasciami un commento qui sotto. Altrimenti, fine lavorazione.